conduce Nicola Marchese. Amici, benvenuti, avete riconosciuto questa musica dalla televisione, siamo approdati alla radio qui sulle onde di Radio Parma, frequenza 102-104, sempre Nicola Marchese al vostro servizio, Nima Show Radio. Siamo qui per tenervi compagnia nei vostri viaggi, sulle vostre automobili, anche con la musica da ballo. Ovviamente non parliamo soltanto di liscio, la definiamo musica da ballo perché si balla balli di gruppo, latinoamericani, liscio, di tutto, di più. Però diciamo subito di buttarci col primo brano. Voglio fare un omaggio a un artista che arriva direttamente dalla provincia di Parma, esattamente da Fidenza, il grande El Rubio Loco. Ce l'ascoltiamo subito con Baciata de Amor. E perché no, ragazzi, eccolo qua che arriva. Sirte te quiero y te amo, con la baciata d'amor. Questo era Giancarlo Pioli, in arte El Rubio Loco. Ragazzi, che dire, noi siamo un po' abituati, io sono abituato un po' a stare davanti alla telecamera, per me è una nuova esperienza, pertanto vi chiedo di portare pazienza se c'è qualche inghippo, qualche problemino
sul discorso della radio, lo stiamo facendo per tenervi compagnia anche con la musica da ballo, come dicevo prima. Un appuntamento che si doveva tenere in quei di Sant'Ilario d'Enza, al Parco San Rocco, era la seconda edizione del Siamo l'Italia che balla, che vedeva protagonisti l'Orchestra Italiana Bagutti, Mariana Lanteri, Daniele Tarantino, Matteo Tarantino, Matteo Bensi, Omar Lambertini, in questa kermesse di 6 orchestre con tantissimo pubblico. Purtroppo il tempo ci ha messo lo zampino, non ha dato spazio allo spettacolo e purtroppo non si è riusciti a portare a termine questo evento. Mi dispiace molto perché avendo vissuto in prima persona la prima edizione so che cosa vuol dire vederli lavorare tutto il giorno e anche il giorno precedente. Intanto io do l'in bocca al lupo a Gianmarco e a tutto il suo staff del Siamo l'Italia che balla. Ovviamente ci sono state delle dirette Facebook dove hanno parlato di un'eventuale data da poter recuperare questo evento, non si sa ancora se il 19 di dicembre o il 30 di dicembre. Sicuramente il Nima Show Radio vi terrà al corrente. E allora che dire, vi facciamo ascoltare la canzone inno di questo grande appuntamento e arriva l'Italia, siamo noi, e la voglio dedicare a tutti coloro che si sono fatti tutti questi chilometri che, ahimè, purtroppo per colpa del maltempo non sono riusciti a gustarsi lo spettacolo. E il grande in bocca al lupo va a Gianmarco Bagutti e a tutto lo staff del Siamo l'Italia che balla, e mi raccomando, vedrai che il recupero sarà sicuramente degno di questo evento. Con di canzoni, di allegria e colori, e serenità.
Ma veniamo noi, visto che per la prima volta qui su Radio Parma si parla di liscio, si parla di musica da ballo, vi siete mai chiesto come è nato il liscio? Eh beh, io ve lo voglio proprio dire perché mi sono un po' informato. È il liscio, un ballo di coppia nato in Romagna, per l'esattezza, tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo, che col passare degli anni si è diffuso in tutta Italia, prevalentemente nell'Italia del Nord. Comprende tre danze: mazurka, valzer e polka. Deve il suo nome alle movenze dei ballerini che usano scivolare, ecco perché strusciare i piedi, quindi andare via liscio. Il fondatore del genere è considerato Carlo Brighi, più noto come Zack Lane, tant'è che ancora oggi l'espressione "tacca Zack Lane", attacca Zack Lane, costituisce l'invito ai musicisti perché inizino a suonare. Ma di solito, guarda, c'è la diceria che il liscio è roba da vecchi, no? Per gli anziani. Ma io noto in questi anni un'evoluzione un po' al di là dei balli di gruppo, anche sul ballo liscio, sui balli standard, ci sono anche persone un po' più giovani che si dilettano, amano andare a scuola di ballo, nelle scuole di ballo tra Parma e Reggio Emilia, e si divertono con queste impostazioni un po' particolari. Sembrano un po' di mummie, però no, a parte gli scherzi. Effettivamente devono stare un po' impostati per cercare di mantenere una certa eleganza. E allora ci sta, dai, perché comunque bisogna darsi un po' da fare e cercare di, nelle lezioni, di attingere tutto quello che i maestri ti dicono. Non voglio dire impongono, per l'amor di Dio, perché poi ognuno ce la fa alla sua maniera. C'è chi apprende prima, c'è chi apprende un po' più tardi, però alla fin fine l'importante è l'impegno che ci si mette in queste cose. L'importante è divertirsi, perché in una serata, non vi preoccupate amici, non vi preoccupate, perché non è che sono tutti lì con gli occhi spalancati a guardare mentre fate i passi uno alla volta. Non vi preoccupate, perché quando si va a una sagra ci si va per divertirsi. Direi, dai, di ascoltarci questa mazurka. Ci ascoltiamo l'orchestra Giorgio Ikebana con la mazurka dell'1-2-3. Ve la dedichiamo con tutto il cuore e ci risentiamo subito dopo questa bellissima canzone, la mazurka dell'1-2-3. E questa è la mazurka dell'1-2-3. Se tu la vuoi imparare, prova a ballare. Vieni, non esitare, prova con me. E questa è la mazurka dell'1-2-3. Ah, che bella la mazurka dell'1-2-3. Già mi sembra di volare insieme a te. Stringimi fra le tue braccia più forte a te. E poi balliamo insieme con l'1-2-3.
mazurka dell'1, 2, 3. Già mi sembra di volare insieme a te. Stringimi fra le tue braccia più forte a te. E poi balliamo insieme con l'1, 2, 3. Eccoci rientrati, amici del Nima Show Radio. Siamo rientrati dopo questa bellissima mazurka che ci siamo anche ballati insieme in modo virtuale, ovviamente. Però continua il nostro viaggio in mezzo alla musica da ballo. E quest'estate mi ricordo una bellissima festa. Siamo stati, quest'estate non è ancora finita, però comunque era in quei di luglio, esattamente il 23 di luglio. Siamo stati a Pannocchia con le nostre telecamere di TV Parma del Nima Show per riprendere una serata del grande Omar Codazzi. Questa serata è stata fantastica, tra l'altro in quell'occasione abbiamo potuto gustare ottimi piatti di cucina tradizionale parmigiana, a partire dai tortelli per poi finire alle grigliate, ma anche una cosa in particolare che a me piace tanto e che almeno una volta quando vado a Pannocchia devo assaggiarla, la trippa. Non ditemi niente, ragazzi, lo so che non posso mangiarla perché è molto calorica, però è talmente buona che non posso dire di no. E so che anche il mio amico Flavio di Pannocchia me ne prepara un piatto apposta, perché sa che mi piace tanto. Ne approfitto a salutare Flavio, Gherardi e Paola, sua moglie, tutto lo staff degli amici di Pannocchia che hanno organizzato questa bellissima festa. Eravamo per l'appunto il 23 di luglio, andammo ad ascoltare, a riprendere Omar Codazzi e direi proprio di ascoltarcelo in questa bellissima canzone che sta per arrivare, una canzone dal titolo un po' particolare, perché ogni giorno bisogna viverlo molto bene, con l'amore che si vuole e con le amicizie da sempre. Eccolo qua che arriva, per voi Omar Codazzi. A volte mi chiedo se e trovo mille perché, ogni volta mi chiedo chi sono e mi sento nessuno. Non serve sapere cos'è, non serve capire il perché, non serve nemmeno mentire, parlare o dire. Questa vita non la capirai, sono sogni non vissuti mai, è una linea diretta che va dove chissà. Ogni giorno che verrà, ogni istante che sarà, ogni volta che stringi fra i pugni il sapore di vita per l'eternità, come un fiore nascerà, piano piano sporgerà, come un raggio di sole al mattino di giorno verrà. Forse tutto un perché, forse risposta non c'è, forse è solo il sentiero o il nostro destino. Saranno il cielo o il mare che a volte ci fanno sognare, sarà quella voglia di vivere che ci porta al domani. Non importa quel che sarà, non importa se finirà, quel che conta è viver da sempre con dignità. Ogni giorno che verrà, ogni istante che sarà, ogni volta che stringi fra i pugni il sapore di vita per l'eternità, come un fiore nascerà, sboccerà, come un raggio di sole al mattino di giorno verrà. Ogni giorno che verrà, ogni istante che sarà,
mattino ogni giorno verrà, come un raggio di sole al mattino, ogni giorno verrà. Con tanto di applausi, ragazzi, questa bellissima canzone del grande Omar Codazzi, bellissima. Ogni giorno stringi i tuoi pugni, vai avanti e fregatene di quello che ti dicono chi non ti vuole bene. Vabbè, lasciamo stare questo argomento, andiamo avanti anche perché andiamo avanti, nel senso che il giorno prima, il 22 di luglio, lì a Pannocchia, ci fu una grande serata con l'orchestra Nicola Marchese, per l'appunto la mia orchestra, grande ospite Francesca Mazzucato, ex voce dell'orchestra italiana Bagutti. Giusto così, per ricordare questo evento, ma anche per ricordare che era presente il nostro fans club al completo, capitanato da Cinzia Notari, che ne approfitto e voglio salutare perché fa sempre un ottimo lavoro con tutti i nostri fans, è lei che coordina tutto, tra l'altro è stata in ferie nella settimana di Ferragosto e se ne è sentita la mancanza perché, oddio, diventavo matto con tutti questi posti da tenere, tutto da collocare, grande Cinzia, e ne approfitto per dedicarti questa bellissima canzone che so che ti piace tanto, minimo quando mi vedrai mi tirerai dietro qualcosa, però arriva e non ce lo scordiamo, La Catena tutta per te, e ce l'ascoltiamo sempre qui a Radio Parma col Nima Show Radio. Da sola a stringermi un cuscino, e tu che te ne vai per ritornare da lei, domani ci sentiamo, vorrei abbracciarti ancora per dirti che ti amo, ma lo vedo nei tuoi occhi che per me tu non ci sei più, e mi resta il silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire, e minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te, soltanto di te. Che tormento questo amore, strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco, ai che pena, che dolore, prima ciò poi suo volare, questo amore è una catena che mi lega stretta a te, che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco, e tu prendi come un gioco, ai che pena, che dolore, prima ciò poi suo volare.